riuscita a registrare giusto giusto in tempo prima che arrivasse Aurelio, quindi se adesso sentite urla, però il tutorial l'ho fatto e questo è il risultato. Infatti, oh, per la scusate il caos dietro, è tornato un bambino a casa, quindi vi lascio al video di questo trucco. Capito? Rilasciamo il video. Noi andiamo a vedere Blaze. Noi andiamo a vedere Blaze un attimino. E i prodotti sono tutti quanti quelli di Stefania, contestato in modo diverso. Lui canta. Vi ricordo che fino a domenica ci saranno ancora gli sconti del 50% sul sito di Stefania con il codice MARI50 e le consulenze gratuite inviando la vostra foto al 388-799-2323. Lui dice no. Che c'è? Si è spento Blaze, mamma arriva. Ok, vi lascio il video, replicate con quello che volete, ma vi ho swatchato però in modo diverso anche i tre nuovi ombretti e la terra arrivate in Maison Stefania d'Alessandro. Vi lascio il video, buona giornata. Ciao amiche mie. Bene, 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 bene. Registriamo senza Stefania che tra risate e battute ci fa allungare i tempi e vediamo come realizzare un make-up. Siccome ci era piaciuta la Smoky Liner con i toni naturali, a questo punto ne approfitto e utilizzo i prodotti nuovi. L'idratazione già l'ho fatta e il potere dell'orange, a me il mio orange col buco, quello di Stefania invece era senza buco, e me lo applico con il suo pennellino da correttore. Perché l'orange è così importante? Il concetto dell'orange in generale, poi questo che sia un prodotto che amo lo sapete, anzi che amiamo lo sapete, è perché l'occhiaia tendenzialmente bluastra tende a neutralizzarsi soltanto con il suo colore complementare, che è un arancio se l'occhiaia fosse assoluta blu. Visto che l'occhiaia ha degli aloni di bluastro, non può essere un arancio assoluto, ma ci serve un pescato, cioè un arancio mescolato con un beige. Quando il correttore lo portate con il pennello leggermente gli eccessi sopra la palpebra, iniziate a creare una sorta di primer, se non avete il primer per occhi, i cani che si sgrullano, sul quale l'ombretto aderirà meglio e la matita scivolerà maggiormente. Vi ricordo anche questa cosa: la matita scivola bene su una palpebra che è idratata, quindi il contorno occhi va passato anche nella palpebra superiore, quindi sotto, in tutta la zona perioculare. Con l'orange vado a creare anche dei piccoli punti luce dove ho delle macchioline e sto. Adesso potrei andare con il fondo in crema, visto che fa caldo, ieri alla fine siamo state dentro, quindi non ho avuto problemi, ma oggi vado a farmelo con un cipriato, con fondo cipriato, quindi un fondo in polvere, che è un'ottima soluzione se avete caldo e non sopportate le consistenze grasse e quindi volete sentirvi coperte ma asciutte. L'SPF l'ho messa prima e questo non evita che facciate skincare e mettiate la protezione solare. Però prima di mettere il fondo cipriato, che non è una cipria in questo caso, perché è un fondo senza siliconi cipriato, mi inciprio, quindi vado a fissare, quando parlo di incipriare, vado a fissare, asciugare e lasciare lì dov'è il prodotto in crema che ho appena passato. Quindi con un velo, con un velo di cipria, io la passo col pennello perché preferisco un fissaggio più leggero. Stefania, avete visto, la passa con il piumino se volete un effetto più di asciugatura, quindi se avete una pelle più grassa potete andare con il piumino oppure insistere con il pennello. Passo nelle parti sulle quali ho applicato il prodotto in crema. In questo caso sono andata ad asciugare e a lasciare lì dov'è il tutto e posso procedere con il fondo in polvere. In questo caso mi utilizzo, dov'è il Sand 1, che è il mio colore di base. Io ho tirato fuori la palettona, perché sapete che io queste le amo, però ovviamente quando vado in giro me lo porto nella versione singola. L'avete visto? Avete visto che anche il mio Sand 1 ha il buco. Questo lo potete applicare con il pennello o con la spugnetta. Con la spugnetta avrà un effetto più coprente, con il pennello più leggero. Anche lì dovete scegliere il tipo di setola. Vi faccio vedere. Questo è il pennello, quello da blush cipria, che quindi è una setola più lunga e l'effetto sarà più sfumato. Cioè vi copre, ma in sfumatura. Se invece prendete un pennello che ha una setola tronca nella parte davanti, come il pennello da fondotinta, l'effetto sarà più coprente. Allora, il pennello da fondo può essere utilizzato sia per i fondi compatti in crema che per quelli in polvere e lo dovete passare sì sfumando, ma anche depositando il prodotto per andare ovviamente a coprire.
Altro mito da sfatare, i fondi in polvere segnano di più di quelli in crema. Non è vero, dipende sempre da come lo mettete, perché se io mi avvicino, guardate la parte con il prodotto in polvere, la parte senza, perché qui ancora non c'ero andata con il pennello, là in realtà la pelle sembra più levigata nella parte con il fondo in polvere. Copertura quindi, vedete, con il pennello tronco, a prescindere dal pennello, copertura con un pennello più aperto, a ventaglio. Ora, ovviamente, copriamo anche di qua un po' di più. Posso aggiungere perché quando vi approcciate a fondi senza siliconi, come in questo caso, avete la possibilità di rilavorare il prodotto. Se invece un fondo con siliconi viene fissato con la cipria, non potete dopo andare con un prodotto in crema nella parte superiore. Quindi la mia base è compatta, l'occhiaia è corretta e sono asciutta. Ripeto, quindi questo è un prodotto che va bene per chi vuole un effetto asciutto del viso. Ora vado a provare la versione grande della Copper Tan, che devo dirvi mi ha stupito, l'avevo messa in discussione Stefania, ma come al solito ha fatto un ottimo lavoro. Cambio pennello, ne prendo sempre uno largo e va passata in teoria. Sì, a mo' di contouring, ma più sfumato, evitando la zona perioculare e le zone nelle quali dovete dare più lucentezza. Allora, io la passo intanto nei contorni del viso, se avete una fronte più bassa potete evitare, se avete una fronte alta come la mia andateci. La passo qui sulla tempia per dare un effetto liftante, insisto sotto lo zigomo senza mai andare oltre le nasolabiali e scolpisco qui un po' la mascella. Ovviamente, se avete un naso leggermente a patatina come il mio, potete andare anche sulle ali del naso per creare un effetto di ombreggiatura. Se adesso mi allontano, qui vedete un viso coperto quasi foglio bianco, di qua invece vedete un viso tridimensionale. Se vi piace però l'effetto di abbronzatura, perché in questo modo avete abbronzato, ma passato una sorta di contouring, potete prendere poco prodotto e leggerissimamente andare a creare una sfumatura di terra nelle altre parti. Però questa zona cercate di lasciarla sempre chiara e non andate, diciamo, troppo vicino alla bocca, ci andate in sfumatura vicino. Se avete un fondo cipriato, come ho fatto io in questo caso, vi rendete conto, ad esempio, che avete colorato troppo, posso abusare, lo faccio apposta. Ta, 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 ta. Poi abusare con questo è difficile perché è veramente facile da utilizzare, quindi è difficile fare le chiazze. Comunque io faccio questo, mi rendo conto che qui ne ho messa troppa. Posso tranquillamente con lo stesso pennello, però in questo caso quello morbido perché darete un effetto più sfumato, riprendere il fondo cipriato e andare leggermente a ammorbidire la sfumatura che ho creato nei punti dove ho ecceduto. Mi coloro le sopracciglia e utilizzo la matita Tech, che vado prima a temperare, perché se la matita non è temperata a dovere, la riga non viene precisa. Temperino di precisione è importante anche per questo. Se vi piace un effetto più chiaro, c'è la Nat. Io adesso ho la taccatura dei capelli più scura, preferisco la Tech, con la quale vado a fare appunto l'effetto peletto, peletto, peletto. Anche quando fate questo con le matite, cercate di stava cadendo, pettinare il pelo strada facendo perché vi rendete conto se ci sono dei buchini o c'è qualcosa da rimettere a posto. Anche con le matite non dovete fare un tratto pieno, ma sempre creare questa ombreggiatura per dare un effetto più naturale. E l'occhio sale. Prendo la matita, la tempero. Mi faccio una righina molto attaccata alle ciglia. Questa, ad esempio, è una matita estremamente morbida, estremamente nera, estremamente sfumabile, quindi ne dovete mettere poca. Poi recupero un pennellino piccolo, in questo caso, ad esempio, i pennelli a penna, scusate se guardo giù, ma almeno cerco, sono sempre i migliori per fare questo gioco, e prendo un pennello R1. Sfumo leggermente solo l'attaccatura, potreste farlo anche con quelli in diagonale, eh. E porto la pasta verso fuori, mi fermo, do soltanto un'intensificata qui, così faccio andare la pasta nell'interno. Solo in questo caso, se vi è utile, potete leggermente tendere per aiutarvi con la sfumatura. E se qui è andata troppo in avanti, con il polpastrello la tirate giù. E io direi che a questo punto però faccio un occhio solo perché sennò poi così diventa veramente troppo lungo. Poi prendiamo il secondo passaggio, cioè le polveri. Prendo il Metal Black
E in questo caso io così riesco a intensificare, a fissare e essendo l'ombretto per lato rendo anche la riga luminosa. Tendete solo l'occhio in questo modo, non tiratelo. Sfumo leggermente la codina e vi ricordo una cosa, se avete la palpebra che leggermente tende a cedere, aspettate prima coloro pure qua dentro per non lasciare l'effetto tronco. Ok. Eccolo qua, guardate già quanto cambia con una bella riga. Se avete l'effetto qui di palpebra che tende a scendere, lì prendiamo un pennellino più piccolo e con l'oscuro, lo so, vi fa paura, ma dovete andare qua, proprio dov'è il punto di cedimento, a salire un pochino, proprio a fare una virgolina che sale su, là, e la lasciate lì. Prendete un pennello più grande, in questo caso utilizzo l'R2, e sfumo. Questo cenno di colore che ho dato perché vi creerà un'ombra nella piega palpebrale che tenderà a far rientrare il cedimento. Poi in questo i colori che appunto che definiamo ombra, furbi, quelli con Stefania, il top è opaco, ok, eccolo qua, sia il Frosty Shade che il Metal Rose, ok, Stefania, mi sto ancora imparando, scusa. Sono dei colori che assorbono la luce, ma essendo luminosi coprono le magagne. Vale a dire, se io prendo questo, vado qui sopra, anche con il polpastrello, e faccio solo questo, si crea in automatico una sfumatura leggermente satinata, che quindi non ci fa vedere le rughe, ma che vedete copre qualsiasi problematica che abbiamo creato. Stessa cosa, questa è rosata. Se lo fate con il Frosty Shade invece rimane più grigio come effetto, ma potete anche mescolarli insieme. Come vi ricordo che se prendete la terra di qualsiasi qualsiasi make-up, quindi quelli naturali, potete ricreare una piega leggermente più calda e scolpire maggiormente l'occhio. Ora, se volete fare l'effetto di smoky liner, possiamo aggiungere sopra qualsiasi colore ci piace. Quindi abbiamo fatto la riga, abbiamo messo sopra un ombretto nero e la vorrei rendere più sfumata. Quindi a questo punto potreste anche giocare con i colori. Prendo il Metal Purple e sfumo di più la righina. Questo vi darà appunto un effetto di riga più morbida, meno netta e sinceramente è molto molto facile da realizzare. Se sottocolorare o non colorare lo scegliete voi, o meglio potete scegliere se schiarire o scurire, perché colorare io lo farei sempre. E vi faccio vedere se sotto invece passo il Frosty Shade, che è più grigiastro, quindi anche i colori perlati si possono assolutissimamente passare nell'interno, perché sono in questo caso ombretti molto morbidi che non danno fastidio, e così do un effetto solo di ombreggiatura. Quando vi capita invece che l'ombretto da sopra si stampi sotto, che cosa faccio? Tolgo un attimino l'eccesso, poi prendo un colore chiaro, perché a me piace chiaro dentro, voi potete farlo anche scuro, ma fisso la parte interna, quindi o chiaro o scuro che vogliate farlo. Ritoccate un ombretto qui sotto perché questo vi darà la sicurezza che il prodotto non scenda. Non sto andando dentro, sto andando a colorare la prima parte dell'occhio e ad asciugare. Mascara. E passate il mascara proprio per bene dall'attaccatura, aiutandovi piegando l'occhio. È un mascara che rimane tutto il giorno, ma come vi dicevo, vi consiglio di rimuovere con uno struccante waterproof o con un burro struccante, quindi con la doppia detersione, con degli oli, perché altrimenti non si scioglie. Guardate quanto è bello, non l'avreste detto, l'effetto della riga sfumata con un viola, in questo caso come il Metal Purple, perché vi rende la riga con un colore quasi indefinito, cioè non si capisce essere viola, ma secondo me la rende fine, molto elegante. Aprite anche le ciglia qui. E se vi macchiate, tipo in questo caso, come è successo a me sopra, questo tipo di colori sono quello che vi servono anche per risolvere le situazioni, perché con un pennellino piatto io mi riprendo il Metal Rose, vado qua sopra,
E non c'è più niente qua, anche poco poco. Qui mettiamoci, facciamo una via di mezzo perché io li posso anche mescolare. Ho mescolato il Frosty Auri e il Metal Rose e qui si toglie tutto perché sono molto pastosi, estremamente pigmentati e quindi cancellati tutto in un attimo. Prendiamo un altro pro di Frosty Auri e vado qui sotto. Quindi, come vedete, se illuminare la parte sotto l'arcata sopraccigliare lo scegliete voi. Poteva anche rimanere come era prima, a me così, vedete, alza l'occhio, quindi piace di più. E quando però alzate di più, fate salire anche la sfumatura, quindi prendo un po' di Frosty Shade e leggerissimamente unisco la sfumatura della piega palpebrale andando verso il chiarore senza coprirlo. Guardate quest'occhio. Se poi con il chiaro, quindi con il Frosty Shade, con un colore comunque più luminoso, più che dia luce, andate anche nell'interno, nella prima parte, si apre ancora di più. Ricordatevi che se dentro schiarite e sotto ombreggiate o scurite, l'occhio tende ad aprirsi. Poi, se aggiungete quindi all'apertura un'inclinazione verso fuori, avrete sia l'effetto di allungamento che l'effetto di apertura. Se sotto lo volete scurire ancora un po' in naturalezza, potete sempre prendere la terra e andare a scendere con l'ombreggiatura per dare un effetto appunto di maggiore larghezza della parte sottostante, dove se volete aggiungere il mascara, cercate di farlo soltanto qui nella parte esterna. Io direi che l'effetto ci piace. A questo punto, prima di procedere con l'altro occhio, io vi metto gold pink sulle labbra, ma in maniera per avere le labbra belle piene. Matita di un marrone freddo. Tra l'altro questa matita la potete usare sia per gli occhi per fare un trucco naturale, sia per le labbra, che volendo se andate diretta anche per le sopracciglia. Allora, ne passo un po' solo negli angoli. Poi prendo un rossetto, utilizzo Gold Pink, che è uno dei miei preferiti. Dopo aver passato Gold Pink, riprendo ancora la matita e vado a sfumare un po' il tutto. E creo un effetto di maggiore sfumatura. Ovviamente, per renderlo ancora più pulito, riprendo il fondo cipriato che ho trovato finalmente sciolto. Ce l'avevo sotto il naso, non l'avevo visto. Quindi riprendo il 6-1 e intorno vado a fissare e a definire. Poi, se avete un rossetto normale e volete renderlo ancora più resistente, prendete una polvere, la tamponate sopra. Io sto utilizzando la terra, la Copper Tan, e l'effetto diventa più simile a tutto il make-up che avete fatto e soprattutto a lunga tenuta. Ok, io direi che vi saluto così, vado a ripiegare l'altro occhio, a questo punto ci faccio anche un reel e all'inizio mi vedete completa. Però vi ricordo che gli sconti del 50% su tutti i prodotti di Stefania, tranne i pennelli al 30%, termineranno domenica con il codice MARI50 e al 388-799-2323. Credo di averlo detto bene, non lo so, ve lo riscrivo sotto. E sono già attive le consulenze colore, quindi potete inviare la vostra foto e vi verrà consigliato il colore perfetto per voi. Vi auguro una buona giornata. Ciao amiche mie!